Noi abbiamo un obiettivo, vogliamo che la moneta sia di proprietà dei cittadini e libera dal debito. Sembra una stupidaggine, però considerate che sono 5.000 anni che siamo una moneta a debito, quindi forse è il caso di cominciare a cambiarla. Partiamo da chi crea il denaro e come lo crea. Innanzitutto, qual è il denaro che usiamo? Il denaro legale, quello a corso legale che lo Stato stabilisce, sono le monete metalliche, prima di tutto, che sono create dallo Stato, quindi non dalla BCE, mentre invece la BCE crea le banconote. Poi però in realtà noi questo tipo di moneta ne usiamo pochissima, perché usiamo soprattutto il denaro bancario, che è sostanzialmente moneta elettronica creata dal nulla, dalle banche private e pubbliche. Il problema è, di tutto il denaro che usiamo, solo il 7% sono banconote e monete metalliche, perché il 93% di tutto il denaro che usiamo è moneta elettronica, costituita da depositi, conti correnti, titoli di vario genere, tutta moneta creata dal sistema bancario. Quindi quando mi vengono a dire che lo Stato, la BCE, controlla il denaro in circolazione, a me mi vengono i nervi, perché chi controlla il denaro sono le banche private. Lo dice anche Mervyn King, che nel 2012, quando era ancora governatore della Banca d'Inghilterra, diceva in maniera chiara: nella creazione di moneta il ruolo di gran lunga maggiore è quello delle banche private. Come viene creato? La Banca Centrale Europea, abbiamo detto, emette le banconote, ma non le presta agli Stati, perché è vietato dal trattato, articolo 123 del trattato. Li può prestare solo al sistema bancario, che in Italia è esclusivamente privato. Poi il sistema bancario, attraverso questo meccanismo di creazione di denaro dal nulla, questo denaro lo suddivide nelle due economie, quella finanziaria e quella reale, ma guarda caso nelle economie finanziarie, speculazioni finanziarie e nelle bolle immobiliari finisce il 90% del denaro che viene creato, mentre a noi poveri cittadini ci danno solo il 10%. Voi pensate che un'economia possa andare avanti con solo il 10% della moneta? E avendo, diciamo, come competitor un'economia finanziaria che ha un enorme afflusso di denaro perché finisce tutto lì? Quindi, ricapitolando, tre concetti devono rimanere in testa. Oggi il sistema ha tre problemi. Lo Stato non crea moneta, lo Stato crea solo monete metalliche, ma e sarebbe proprietario di quella moneta, però guarda caso ne conia solo 0,3%, quindi una quantità ridicola. Quindi lascia alla BCE, alle banche private, tutta la creazione del denaro. Non decide la quantità, perché ovviamente decidendo solo sullo 0,3% non può dire niente, perché il 93% della moneta invece è decisa dalle banche quando viene creata. Non decide neanche la destinazione d'uso, perché abbiamo visto che il 90% finisce sui mercati finanziari e sulle bolle immobiliari. Qual è la soluzione? È semplice, lo Stato deve creare moneta. Lo Stato siamo noi, noi diamo valore alla moneta, noi dobbiamo stampare moneta. Deve decidere la quantità. Troppa? Fino a che ci sia un'inflazione come lo Zimbabwe? No, deve stampare moneta a sufficienza perché ci sia una quantità di scambi di beni e servizi sufficiente a far andare bene l'economia. Poi deve decidere la destinazione d'uso, non possiamo lasciare alle banche private la decisione di dove mettere i soldi. I soldi sono i nostri e noi dobbiamo decidere dove metterli.